Ed eccolo qua il grande ritorno con tutto il suo carico empatico nei confronti dell'amico ancora costretto in ospedale. Lapo Mazzafontana, il nostro maestro di Galateo, buonasera. Buon pomeriggio. Bonsoir, cher ami, il mio amico è finalmente giunto presso le sue avite magioni, diciamo. Ah, quindi è tornato a casa. È tornato a casa, per cui lo andiamo a trovare Toto Cielo tutti i giorni, ma praticamente. Ma con le sue gambe è tornato a casa o non tanto con le sue gambe? No, non tanto, però insomma, si sa, purtroppo in questi casi devono intervenire i valletti. Noi naturalmente continueremo a rispettare la condizione del suo amico e a, come dire, anche perché lo norma il Galateo, a rispettare in particolare l'accordo. Però questa pantomima del fatto che tu ti sei fatto male e noi parliamo del tuo amico, quando è... tra quanto finisce sta roba qua? Io non so di che cosa lei stia parlando. Certo, negare sempre, negare tutto. La triplice parola, negare. Allora comincio io con le domande di Galateo di oggi e vado a chiederle come il Galateo norma e regola la nobile arte di rispondere al telefono. Come si risponde al telefono fisso, come non si risponde al telefono fisso ed eventuali variazioni rispetto alla risposta al cellulare. Badi ben, non parlo del tono, ovviamente non bisogna urlare, proprio del modello di risposta. Ma innanzitutto possiamo dire che al telefono già ci risparmiamo la terribile fattispecie di coloro che ci dicono, per esempio nel momento della presentazione, ci dicono piacere. Sappiamo bene che il Galateo lo depreca completamente. Infatti, diciamo che fra i miei amichetti ormai stiamo introducendo la fattispecie che quando ci dicono piacere noi rispondiamo lo immagino, che è sempre una cosa divertente. Naturalmente a questo affianchiamo anche ovviamente la deprecazione per il buon appetito e anche per il salve. Okay, Ci ho detto, poi faremo una battaglia culturale in tal senso. Ci ho detto, naturalmente quando ci arriva la telefonata non possiamo fare altro che dire buongiorno e buonasera. E se poi voi avete ulteriori indicazioni di deprecazione, io ve le correggo strada facendo, naturalmente. Perfetto. Va bene anche al posto del lo immagino, quando mi dicono piacere. Posso utilizzare anche un più prosaico te credo? Beh, insomma, sappiamo in questo caso che il te credo si può utilizzare un po' dappertutto. No, naturalmente lo dobbiamo dire con un sorriso sulle labbra, perché sennò si passa poi dalla parte della protervia antipatica. Per cui il te credo è sempre un po', è forse ulteriormente canzonatorio. Per cui, non so, dovrei ritirarmi nelle avite magioni suddette per poterci riflettere meglio sul te credo. Ecco, una piccola fattispecie invece di quelle più classiche, quindi ristorante. Chi sceglie e chi assaggia il vino? Cioè magari in un gruppo di amici è giusto che sia chi ne sa di più? Oppure in una coppia per forza di cose l'uomo, anche se lei ha fatto un corso da sommelier, se lei è la regina dei sommelier e lui l'ultima cosa che ha bevuto è stata la cedrata mista al Tavernello, ecco. Beh, ma se ha bevuto la cedrata Tassoni mista al Tavernello o a Southern Comfort, che è un vecchio drink che io consiglio, un po' dolciastro, ma però in questo caso no, in questo caso se c'è una capacità semi-professionale bisogna dare assolutamente la precedenza anche alla signorina. È vero che il gesto lo deve fare, ricordiamoci che per esempio le ordinazioni tassativamente le fornisce il maschio al tavolo, per cui non esiste che la signorina si rivolga al cameriere, questo proprio non datur. Certo, in una tavolata più ampia cosa fa? C'è il collettore, sì. Ci deve essere il collettore che deve essere l'uomo più di spessore all'interno del tavolo e lì l'attribuzione dello spessore diventa un po' complessa, però sappiamo perlomeno che non abbiamo paura ad attribuire un'età maggiore, per cui maggior spessore, perché non incorriamo in caffoneria a dare un'età più corposa all'uomo del tavolo, naturalmente. Sempre al ristorante, questa è proprio mia, all'estero. Per non urlare o per non dirlo ad alta voce o perché non so esprimermi bene nella lingua del paese che mi ospita, ma se io anziché chiedere il conto faccio il gesto con la mano destra, faccio finta di scrivere e con la sinistra faccio finta di tenere un foglio da lontano, in pratica
posso, posso mimare la richiesta. Cosa c'hai? È tremenda questa cosa, è esecrabile, lo dico io, lo dico io. Posso mimare la richiesta del conto o no? Ma il classico garçon l'addition, che è, naturalmente è molto meglio del famoso garçon pipì, quello del, del film di Mel Brooks, di tanti anni fa, che veniva col secchio. In questo caso il garçon pipì era approvato da Versailles, per cui forse non era poi così deprecabile nemmeno lui. Ma il garçon l'addition va bene, va bene, basta poi però non profondersi in bischerate atroci, come dire, appunto, invece in tedesco non, c'è, non so, si dice Rechnung, e dire allora mein Herr Additionen, s'il vous plaît. Ecco, cioè, bisogna cercare di non entrare nel, nella logica di Totò, no, io volevo savoir. Ma allora, sai quello... che... Okay. La trovo tra i più lucidi Lapo di tutto l'anno, non il più lucido, ma sicuramente tra i primi tre. Ma i dottori al suo amico che si è fatto male, sì, gli hanno ordinato di non bere alcolici prima delle 6 di sera, perché sei lucido. Lei sa che la passione per i medicinali è pregressa ai ricoveri di alcuni amici, ma insomma, però ciò non di meno sa bene anche lei, scusi, lei per primo, che la, voglio dire, la casta dei dottori è sempre... rari, insomma, e costosi medicinali ospedalieri, fra l'altro. Tra l'altro, naturalmente che il porcissimo governo Monti cerca di tagliare in tutti i modi, naturalmente, anche sia ai bassi che agli alti redditi. Arriva... Ovviamente... Prego, prego. No, termini, ci mancherebbe. Guarda che no, io volevo dire una cosa importante, no, in tal senso. Volevo citare Karl Popper a proposito anche di questo, che dice che la nostra conoscenza può essere solo finita, mentre la nostra ignoranza deve essere necessariamente infinita. Ecco, anche parimenti infinita anche la mia passione per gli stupefacenti. E adesso la riconosciamo come il caro vecchio Lapo del nostro, nella nostra testa, nei nostri ricordi. Senta, arriva un sms da parte degli ascoltatori. Simone, 331-6214013. Il contesto è quello del treno, in questi giorni particolarmente difficile. Quando i pendolari utenti del treno si piazzano in mezzo al mezzanino del treno mentre i corridoi sono vuoti, è più corretto lamentarsi ad alta voce facendosi sentire o rivolgersi direttamente al pendolare in mezzo al mezzanino? Ah, guardate, questo è molto... Allora, io cito sempre, quello, io facendo avanti e indietro con Londra, sì, cito sempre una cosa che mi è successa a Londra una volta. Voi sapete che la metropolitana, il tube di Londra, è un pochettino più stretta della metropolitana di Milano, un po' più piccino, mm-hmm, l'abitacolo, però sufficiente senz'altro per persone anche grosse come sono gli inglesi. E io mi stupì tantissimo, perché da bravo un po' Italian of London in qualche maniera, però un giorno un ragazzo, stendendo le gambe e arrivando in questo almeno 40 centimetri dalle mie, però mi chiese scusa perché in qualche maniera aveva invaso il mio Lebensraum, che era a mezzo metro da lui. Allora immaginiamoci la gentilezza, insomma, gli inglesi hanno tanti difetti ma sono molto ben educati, per cui immaginiamoci invece la cafonaggine, purtroppo, di tanti nostri concittadini italioti che invece tendono a pestarti il malleolo anche quando non è vulnerato, come nel caso del mio amico, per esempio. Allora in questo caso bisogna essere piuttosto severi, non bisogna assolutamente, come dire, concedere spazi eccessivi alle persone maleducate, per cui bisogna essere fermi, guardarli con una certa cattiveria, far intuire una reazione non certo violenta ma perlomeno dura nel caso della trasgressione, per cui severità e certamente fermezza nel parlare. Un'ultima domanda veloce, visto che siamo in prossimità di Natale. Arriva un regalo evidentemente fuori luogo, non gradito, sotto le attese, che poteva essere non fatto. Come glielo facciamo capire al regalatore che ha sbagliato tutto? Non c'è modo. No. Però dedicheremo uno spazio lunedì prossimo al Natale. Il 24, sì. A che ora cominciano? No, lasciamo perdere, va. Festeggiamenti. Però lunedì prossimo non ci lascia, vero? Come il Galateo norma la santa festa del sacro Natale. Ma assolutamente, i fasti di Natale sono grati al Galateo in maniera diametrale. Voi naturalmente sarete in postazione in trincea, cari, il vostro bel cappelluccio di Natale e le babbucce rosse. Chiaramente, babbuccia rossa, però sotto zigrinato, così non scivoli.
Bene, grazie, bella. Arrivederci, a presto, a presto, a presto. Sì. No, no, non ancora, la prossima, insomma in anticipo, ci saluti, Lapo, arriva sempre in anticipo, Lapo, sì. Lapo, dica, dica. Ma io ho l'impressione che da quando ti sei infortunato questi 7 minuti alla settimana siano gli unici di reale sfogo che tu hai, cioè, mi sembra che per il resto stai facendo una brutta vita, eh. Ma guardi, io non voglio rivelare, a parte che stiamo parlando del mio amico, non sì, certo, non certo di lei, non voglio rivelare le orge multiformi, no, che no, si vedono. Arrivederci, a presto, salve. Che cretino. Sì, sei un cretino. Metti il brano dell'Ufficio Sinistri che mi picchio da solo. Sai come si fai con i bambini, no? Che gli dai le sberle da saluto solo. Anch'io, arrivo. Un cretino, arrivo. Sono un cretino.